Più delle modifiche parlerei delle opportunità che abbiamo perché sono eventi che danno grandi risorse al territorio, ma danno anche grande visibilità e con tanti turisti che arrivano sul territorio. Il nostro dovere è quello di fare dei progetti ad hoc abbinato a questo grande evento e fare ognuno la propria parte, perché è importante essere fare rete come sono. Come si sono messi 8 sindaci insieme, hanno fatto squadra e hanno preso questo grande evento. Dopo però uscita capitale possiamo dire anche che questo è un grande evento a livello europeo. Quindi bisogna unirci tutte le associazioni e i sindaci, fare rete e far sì che questo evento porta tanti turisti sulle nostre isole e su tutto il comparto che ha partecipato a questa iniziativa. Beh, questa qui è, io ne sono orgogliosissimo, come ho detto prima in conferenza stampa. La mia emozione più grande è stata quella lì di partecipare alle Paralimpiadi di Rio, quindi nel momento in cui hanno detto number two, Gianni came from Italy, io già volevo dire là, Ischia. Quindi immaginate voi adesso come Comitato Europeo dello Sport le possibilità che si possono aprire a tutta l'isola di Ischia e anche alle altre due comini del comprensorio Flegreo. Lo sport è la cosa che comunque unisce, ma lo sport diventa anche un target turistico. Lo sport può portare qui tantissime persone di qualità, può aumentare il nostro turismo in una maniera esponenziale, può dare sicuramente vitalità e ancora di più commercialità anche nei mesi bui che a volte avremo, quindi marzo, aprile, il mese di ottobre, novembre. Ma la cosa più importante è che lo sport deve avvicinare tutti i giovani, che comunque è stato un periodo di Covid, che tutti i ragazzi sono stati in casa e si sono avvicinati nuovamente ad altre dinamiche che possono essere telefonini, tablet e roba varie, ma lo sport è la benzina, è la vitalità, è la medicina per il nostro corpo, è unire tutte queste cose, e tra cui il nostro comprensorio è una cosa davvero importantissima, è un'occasione da cogliere, è un'occasione da vivere, è un'occasione in cui bisogna lavorare tutti quanti insieme per arrivare a un risultato incredibile, come diceva anche il mio collega Michelangelo Di Maio, non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza.